tieni, capo. Vai, vai. Ah. Olinto Fedi, storico organizzatore di Bici in Città per la WISP, ci siamo anche quest'anno, tra Grosseto e Cassino, due manifestazioni importanti. Quest'anno il meteo sta aiutando e quindi ci sono i presupposti perché queste manifestazioni possano avere una risposta importante. Sì, almeno sotto questo punto di vista diciamo che abbiamo risolto il problema del meteo, perché il 1° maggio Castiglioni l'abbiamo dovuto rimandare perché c'era l'allerta e insomma non ci siamo sentiti tanto tranquilli per poter fare una manifestazione del genere. Ora avrebbe messo sabato e domenica decente, quindi approfittiamo dell'occasione. Sicuramente sono due manifestazioni molto importanti. Bici in Città a Castiglioni siamo arrivati alla 22esima edizione, qui siamo a più di 25, ho perso il conto, e c'è sempre una risposta abbastanza consistente di persone, di partecipanti. Dipende un po' anche dalle occasioni che si creano, perché purtroppo anche diciamo obbligatoriamente il mese di maggio è un mese con troppe, tante impegnative: matrimoni, battesimi, cresime, uscite, gare, manifestazioni insomma sportive. Di conseguenza prendiamo quello che viene, però vanno fatte, perché ormai sono manifestazioni nazionali, come ripeto è una vita che le facciamo, e poi verrà il momento che dovremo anche ridurre un po', perché l'età avanza e i sostituti non ci sono. Manifestazioni importanti, sempre più difficile organizzarle ovviamente, perché è sempre più difficile organizzare un evento, però è anche bello trovare sempre nuovi partner lungo il percorso. Sì, in effetti questa di Grosseto per esempio ripetiamo un po' il percorso dell'anno passato e di 2 anni fa, coinvolgendo anche il centro storico, le mura, tutta una serie di luoghi che magari uno non sa nemmeno che ci sono. Invece quella è l'occasione, è una passeggiata, di conseguenza si fa con tutta calma e verrà poi spiegato anche per esempio il Cinghialino, il Bastione Maiano, tutte le cose che magari uno la sentite dire a scuola, poi non la più sentite dire. Ecco. Con il presidente di FIAB, Angelo Fedi, a parlare di questa edizione 2024 di Bici in Città, Bimbi in Bici, WISP e FIAB, due associazioni importanti che si uniscono con due manifestazioni altrettanto importanti per un unico fine. Sì, un messaggio, quello di Bimbi in Bici e Bici in Città, che vuole ribadire l'importanza di una mobilità diversa e fattibile, molto più a misura d'uomo. Le città sono assediate dalle auto e questo vuol dire caos, vuol dire ingorghi, vuol dire vita non più sostenibile, soprattutto per i bambini che sono costretti a muoversi nelle scatole per arrivare a scuola, in palestra, eccetera eccetera. Quindi la bicicletta è un'alternativa alla mobilità urbana fattibile, sostenibile, che rende la vita più felice dai bambini e ai loro genitori. Quindi speriamo che questi siano anche momenti di riflessione per capire questo e magari domani lasciare l'auto a casa e accompagnare i bambini con il pedibus o con i bicibus, che in tutta Italia i comuni un pochino più virtuosi e attenti alla mobilità sostenibile stanno, e alla vivibilità delle loro città, stanno mettendo in atto. Liberare la città dalle auto è un'impresa forse impossibile, ma se c'è una strada, quella di unire le forze, WISP e FIAB l'hanno capito. Certo, infatti i messaggi sono questi: mobilità possibile e mobilità diversa possibile e sostenibile. Alessandro Monaci, in rappresentanza di Fondazione Maruzzo, Giro d'Italia delle Cure Palliative e Pediatriche, che anche quest'anno partecipa e collabora con l'organizzazione di Bici in Città, un'iniziativa importante per lanciare un messaggio altrettanto importante. Sì, il messaggio è particolarmente importante per noi, quello di far conoscere le cure palliative e pediatriche e i bisogni dei bambini che sono in cure palliative e pediatriche. Sono bambini inguaribili con malattie complesse che hanno bisogno di un'assistenza in rete. La rete è fatta di tanti nodi, uno dei nodi più importanti è il nodo comunitario, quindi stare in comunità, non farli sentire isolati. E per esempio questa manifestazione è una manifestazione che centra completamente l'obiettivo. Quindi qui possono partecipare tutti, e questo è diciamo uno degli esempi in cui la comunità può dare il suo contributo. Chiaramente gli altri nodi importanti sono il nodo clinico, il nodo degli aspetti sociali. Ecco, sono tutte situazioni in cui bisogna dare delle risposte, e le risposte migliori si hanno quando si collabora tutti insieme. E ovviamente
un messaggio così importante nel parlare di bambini, bambini che stanno male, è importante anche legarla a manifestazioni come Bici in Città e Bimbi in Bici che si rivolgono anche ai bambini. Certamente, certamente questo è il terzo anno che riceviamo l'attenzione sia della WISP che della FIAB, che ci hanno accolti a braccia aperte in questa manifestazione e di questo siamo particolarmente soddisfatti. Con la presidente di Abio Grosseto, Stefania Guerrera, Abio che anche quest'anno collabora con Bici Città, Bimbi in Bici, una collaborazione che si rinnova, quella di Abio con WISP e FIAB, sempre nell'ottica di aiutare i bambini in ospedale. Sì, esatto, per noi è sempre innanzitutto un onore essere invitati a collaborare, essere parte protagonista insomma di questo evento. Tra l'altro il ricavato dell'evento verrà devoluto ad Abio, quindi noi oltre ad essere onorati ringraziamo di questo. È un'occasione per noi per stare con le famiglie, con i bambini e l'onore si estende anche al fatto che l'evento è collegato al Giro d'Italia delle cure palliative, per cui per un'associazione che è vicina ai bambini e alle famiglie che purtroppo subiscono un ricovero ospedaliero, il poter essere parte di un evento che cerca di sensibilizzare all'importanza delle cure palliative pediatriche è fondamentale. Ed è anche fondamentale trovare partner, collaborazioni lungo il vostro percorso. Ovviamente la missione è difficile, ma uniti è più facile. Esatto, uniti è sempre più facile, fare rete fra associazioni è fondamentale, soprattutto in un mondo difficile come quello attuale. E quindi per noi ecco, è veramente un piacere immenso essere qui oggi.